Ciao a tutti e bentornati alla nuova puntata di Biblioteca. Oggi vorrei presentare questo saggio qua, Davanti al dolore degli altri, di Susan Sontag, edito per la casa Nottetempo, la casa editrice Nottetempo, nella collana Saggi Figure. Allora, Susan Sontag è una grande saggista americana scomparsa ormai e diciamo che si è distinta per dei magnifici saggi proprio sulla fotografia. Esattamente sulla fotografia, è pure il nome di un altro saggio appunto della Sontag, e questa saggista ha esplorato il modo della la comunicazione attraverso le fotografie e ne ha sviscerato gli aspetti più interessanti. Questo saggio, in particolare, Davanti al dolore degli altri, si interroga la saggista su se sia giusto o meno fotografare e guardare, osservare il dolore degli altri. Ma in questo caso qua preferisco leggere la piccola frase che c'è dietro l'accompagnamento al libro. Non veniamo totalmente trasformati, possiamo distogliere lo sguardo, voltare pagina, cambiare canale, ma questo non vanifica il valore etico delle immagini da cui siamo assaliti. Non spetta a una fotografia il compito di rimediare alla nostra ignoranza della storia e delle cause delle sofferenze che essa individua e inquadra. Tali immagini non possono che essere un invito a prestare attenzione, a riflettere. Chi ha provocato ciò che l'immagine mostra? Chi ne è responsabile? Chi sarebbe, scusa, si sarebbe potuto evitare? Abbiamo finora accettato uno stato delle cose che andrebbe invece messo in discussione? Sono queste le domande da porsi. Ecco, in questo saggio continuamente l'autrice instilla in noi la domanda, il dubbio se sia giusto o meno vedere foto che ritraggono appunto il dolore degli altri, che siano foto e reportage di guerra e non solo. E ne analizza le dinamiche psicologiche che intervengono sia dalla parte di chi scatta, soprattutto dalla parte di chi la osserva. Ritengo che sia un testo fondamentale da dover leggere e studiare, perché comunque purtroppo la discussione in merito rimane sempre viva e, come dicevo, purtroppo la quantità di immagini che ci riportano di sofferenze umane non è mai destinata a calare, almeno al momento. Comunque, Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri, della collana Nottetempo, 150 pagine, 15 euro, assolutamente da comprare. Ciao a tutti da Biblioteca Fotografica.